in collaborazione con Volotea, Gesac, Aeroporto di Napoli, Yamamay, Carpisa. Vi come viaggi, benvenuti a bordo e benvenuti a Bordeaux. Non è uno scherzo, siamo qui grazie a Volotea, grazie anche all'Ufficio del Turismo di Bordeaux e soprattutto a rendezvousenfrance.com. E siamo qui, come avrete visto nelle puntate di questa settimana, per raccontarvi non soltanto della grande tradizione enogastronomica e vinicola, soprattutto di Bordeaux, ma anche delle sue bellezze. Apriamo questa puntata dalla Place des Quinconces, una vera e propria esplanade. Pensate, 12 ettari, la terza piazza più grande d'Europa. Bordeaux è una città dai tantissimi primati, è anche una delle aree più grandi dichiarate patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Questa Place des Quinconces, comprensiva di tutta la zona a verde, è il luogo dove a Bordeaux si celebrano le manifestazioni più importanti. Ma noi da qui adesso ci spostiamo alla zona di Saint-Michel, in particolare verso Rue de la Monnaie. Rue de la Monnaie è la strada al termine della quale c'era l'antica zecca di Bordeaux, poi trasformata, e lì conosceremo un personaggio davvero straordinario. Bordeaux ci lascia stupiti non soltanto per le sue meravigliose piazze, come quella dalla quale vi ho parlato poc'anzi, ma anche per le possibilità straordinarie di alloggio. Io sono alla Maison Fredon, dove tra poco vi farò conoscere un personaggio straordinario che è stato o sarà anche ospite di Romano nel suo cibo e dintorni. Lui è Jean-Pierre Xiradakis, che da quasi 50 anni è a Bordeaux con le sue attività. E da pochissimo ha messo su anche questa Maison Fredon. Che cosa mai ha di particolare, Monsieur Xiradakis, questo hotel? Qual è il suo spirito? L'esprit, c'est de donner aux gens la possibilité d'être heureux. Lo spirito del mio hotel è quello di creare un'atmosfera per chi vi soggiorna, non tanto la scelta di oggetti che vogliano necessariamente essere notati, come a dire ecco, guarda come sono caro, come sono costoso, ma oggetti che possono in qualche modo conciliare e far essere felici i clienti. Un albergo è fatto per dormire, ma anche per fare l'amore, perché no? E io vorrei che chi viene a soggiornare in questo hotel possa poi ricordarsi, una volta tornato per esempio in Italia, ti ricordi di quel piccolo albergo? Probabilmente perché qui avranno fatto l'amore come mai prima era successo. Che était magnifique. C'est parce qu'ils ont fait l'amour, peut-être comme jamais. C'est ça que j'aimerais. Monsieur Xiradakis, in questo suo albergo, dove le stanze sono tutte diverse una dall'altra e divise per colori, è straordinario davvero. Ci sono tantissimi oggetti, le ottime immagini del nostro Stefano Traditi ve ne hanno mostrati alcuni. Ma qual è l'oggetto o quali sono gli oggetti che le sono più cari e perché? Il y a des peintres contemporains, il y a des objets qui sont signés. Ci sono tanti oggetti che mi sono cari, alcuni che io ho cercato, alcuni di firmati, alcuni di griff importanti, di autori importanti. Forse l'oggetto che mi è più caro è questa statua. Io la chiamo il Negro Bianco, per ricordare che Bordeaux è stata una città nella quale sono arrivati i mercanti di schiavi, li hanno sbarcati e li hanno sfruttati. Il proprietario dell'edificio prima di me era originario di Santo Domingo, è stato uno dei protagonisti di questa tragedia della schiavitù nera. Io ho voluto ridipingere di bianco questa statua e porre due medaglie sul petto della statua per ricordare che molti neri sono stati protagonisti anche di battaglie importanti, per esempio quella di Montecassino, dove i senegalesi sono stati i primi a salire sull'abbazia, e quella di Verdun, dove anche lì molti neri morirono. Le medaglie sono due perché ci si ricordi di questo Une sacrificio. façon de reconnaître la souffrance de ces gens et de le mettre en bonne place dans la maison Fredon.
chiesa di Santa Croce, consacrata però al Saint Mont Moulin, che è un santo protettore dei pazzi, almeno qui a Bordeaux o in Francia. Pensate, qui ci sono degli anelli di ferro. Anticamente si usava portare qui i pazzi, legarli e lasciarli per ben 3 giorni fermi, legati, senza acqua, senza cibo. Li si trovava naturalmente piuttosto abbattuti dopo 3 giorni e si gridava al miracolo. Non c'è niente di meglio a Bordeaux in una giornata calda come questa che il miroir d'eau. Adesso c'è soltanto il vapore qui che si sprigiona, tra poco ci sarà acqua ed sarà gran divertimento per tutti i bordolesi. Ma questa è anche una piazza particolare, è la prima piazza, perché Bordeaux, ve l'abbiamo detto, è città dai tanti primati, è la prima piazza in assoluto ad avere solamente una metà. Come vedete, questa è Piazza della Borsa, molto imponente, ma in realtà è solamente una metà del cerchio che di solito compone abitualmente le piazze. Questa geografia, questa architettura a semiluna si ripete anche nel porto, che infatti viene chiamato Le Port de la Lune, perché è esattamente a forma di mezzaluna e c'è un punto di vista che adesso il nostro bravo Stefano Traditi vi mostrerà, dal quale sulla Rive Droite è possibile guardare tutta Bordeaux nella sua interezza. Qui, da questa piazza del Parlamento, che tutto sembra tranne che una piazza ufficiale, accompagnata dal suono di questo organetto francese, da una ballade in pieno stile Francia. Grazie alla nostra Pauline, grazie a voi per essere stati con noi in questa puntata di Vi Come Viaggi, ma il viaggio a Bordeaux continua anche con cibo e dintorni, quindi restate con noi per tutta la settimana.